Così si presentava a Pescara questa mattina la telecamera di Andrea Berardinelli. Vento forte da nord-est a spazzare la riviera e a riversare in strada tanta sabbia. Disagi in tutta la regione a causa della tramontana e del grecale con raffiche impetuose e un brusco calo delle temperature, soprattutto sulla costa anche a causa delle mareggiate che hanno messo in ginocchio in particolare Casalbordino. Il vento ha sradicato alberi nella pineta di Montesilvano, a Pescara chiusi i parchi cittadini. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco nel pescarese e nel Chietino per tetti scoperchiati e alberi caduti, vento forte pure a Lanciano e Chieti. Le mareggiate hanno toccato tutta la costa abruzzese da Martinsicuro a Vasto e ripropongono l'annoso fenomeno dell'erosione della costa. La regione ha stanziato 2 milioni di euro per i comuni interessati. A Francavilla già sono partiti i primi lavori per i pennelli, ci dice il sindaco Antonio Luciani. Sì, è partito il progetto a nord per la realizzazione di 11 pennelli dal confine con Pescara fino al porto. Ne abbiamo già realizzati, diciamo abbozzati, 3 ed è un bene perché quella, soprattutto in quella zona soggetta a forte erosione, una mareggiata come quella di oggi ci avrebbe disastrato. Invece mi riferiscono e ho potuto constatare che questi lavori stanno facendo già il loro effetto, ma la regione ci ha messo anche a disposizione 270.000 euro. Una parte verrà utilizzata direttamente dalla regione per il ripascimento morbido appena l'acqua appunto tornerà al suo livello, e un'altra parte la useremo per rinforzare le scogliere sia nella zona centro, quindi Pontile, che è in forte sofferenza, sia in zona sud, dove c'è un'altra criticità. Certo, la natura ci ricorda che è più forte dell'uomo, guardare il mare oggi è impressionante. Bisogna rispettare naturalmente la natura, però insomma adesso bisogna porre rimedio. La regione ha messo a disposizione 2 milioni di euro in totale, i comuni che devono firmare questa convenzione, e Francavilla non ha aspettato. No, non ha aspettato, ma non solo, stiamo già progettando per l'utilizzazione, perché poi, come spiego sempre ai cittadini, utilizzare delle somme non è così semplice come sembra, non siamo dei privati che prendono la moneta e la spendono, dobbiamo progettare, noi siamo già avanti con la progettazione, quindi a brevissimo vedremo il via dei lavori. Naturalmente l'invito è alla massima cautela, poiché le raffiche di vento stanno sferzando tutta la nostra regione. Dopo le temperature miti dei giorni scorsi, l'inverno è tornato a fare la voce grossa, soprattutto a soffiarlo a più non posso.